Ciao, sono Anna, insegnante dell'Accademia Equilibrium Yoga e ti do il benvenuto in questo nuovo episodio dei nostri podcast dedicati allo yoga e all'Ayurveda. Ma prima di cominciare volevo ringraziare tutte le persone che hanno ascoltato i precedenti episodi e ci hanno scritto i loro feedback. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su Spotify e se cliccate sul tasto Segui avrete sempre a disposizione ogni puntata. Ma ora occupiamoci dell'argomento di oggi. Come avevo già annunciato precedentemente, il tema che andremo a sviscerare è la rabbia. E come sempre andremo a vederne il punto di vista ayurvedico. Arrabbiarsi è umano, ma è anche vero che è un sentimento pieno di sfumature, che se mal gestito è in grado di intossicare il nostro corpo. Ma innanzitutto cerchiamo di comprendere meglio che cos'è la rabbia. La rabbia è una delle emozioni di base che fanno normalmente parte della nostra vita. Nessuna emozione può essere considerata completamente positiva o negativa. Anche la rabbia, che forse è una delle emozioni meno comprese in assoluto, può avere dei lati positivi o negativi. Tutto dipende da come viene espressa e gestita. La rabbia diventa positiva quando ti porta a lottare per rivendicare i tuoi diritti, per promuovere l'uguaglianza e sollecitare la correzione di errori. Ed è importante sapere che la rabbia è un'emozione normale che ti può portare a essere più assertivo e desideroso di lottare nella vita. La rabbia però può diventare esplosiva e generare conseguenze indesiderate con un impatto molto negativo a livello fisico ed emotivo, che finirà per riversarsi su di te e sugli altri. Lo stress della vita quotidiana a volte può portarti a perdere il tuo centro e ad esprimere la rabbia in modo esplosivo. Nello stesso tempo, però, la rabbia trattenuta, repressa e inespressa corrode dentro chi la prova. Dunque è necessario trovare il modo giusto per esprimere e canalizzare la rabbia così che diventi un'emozione costruttiva e non distruttiva. Secondo l'Ayurveda, la rabbia esplode soprattutto nella stagione del fuoco, in estate, ma sempre si tratta di punte di eccesso del dosha Pitta. In effetti, l'Ayurveda ci spiega moltissime cose della nostra vita di tutti i giorni attraverso il concetto di dosha. Ci dice che ognuno di noi possiede delle caratteristiche specifiche, fisiche e fisiologiche, e che quindi può incorrere maggiormente verso alcuni disturbi piuttosto che altri. In breve, ricordiamo gli elementi della natura che compongono i dosha e che ritroviamo in tutto il creato, che sono terra, acqua, fuoco, aria ed etere. Così combinati vanno a formare il dosha Vata, aria più etere, il dosha Pitta, fuoco più acqua, il dosha Kapha, acqua più terra. Ma non solo l'aspetto fisico e fisiologico. L'Ayurveda ci indica anche alcuni profili emotivi con conseguenti fragilità e attitudini sulle quali è bene lavorare per non incorrere in disequilibri. In buona sostanza, secondo la tradizione ayurvedica, ogni dosha ha delle emozioni correlate, che saranno negative se il dosha è in eccesso e positive se il dosha è in equilibrio. Vediamo quali sono. Vata, come emozioni negative, può sviluppare irrequietudine, nervosismo, ansia, paura. Invece, come emozioni positive, è in grado di sviluppare una buona vitalità e un'ottima energia. Il dosha Pitta, se in disequilibrio, può sviluppare emozioni negative come rabbia e ira, in equilibrio emozioni positive come la passionalità, la positività e la giocosità. Il dosha Kapha, in disequilibrio, sviluppa emozioni negative come avidità e attaccamento, emozioni positive come la calma, la tranquillità e la stabilità.
Secondo l'Ayurveda, il benessere emotivo è senza dubbio una chiave fondamentale per definire la salute. Concetto molto vero anche oggi in quella parte di mondo dove le malattie, fame, guerra, non ci sono più, ma dove l'appuntamento con il dentro di sé è ormai irrinunciabile. Anche le stagioni seguono la regola dei dosha secondo l'Ayurveda e l'estate è decisamente pitta. Allora proviamo ad osservarci, ascoltiamo le nostre reazioni, soffermiamoci a osservare senza giudizio le nostre emozioni. Mi sono arrabbiata. Sì, prendo atto che il mio pitta ha avuto una punta di eccesso e mi sono arrabbiata. Ho alzato il tono della voce, ho lasciato uscire la mia rabbia senza reprimerla. L'Ayurveda ci dice che è bene non tenere dentro di sé la rabbia repressa, è un'energia che va liberata, ovviamente prendendo atto in modo cosciente delle cause scatenanti. Quello che possiamo fare quando accade un'esplosione di rabbia, possiamo consapevolmente evitare di alimentarla e mettere in atto una serie di attività contrarie alle caratteristiche di Pitta, come per esempio sedersi, passeggiare nella natura quando la temperatura è fresca o camminare sotto la luna oppure meditare. L'Ayurveda ci dice anche che è necessario coltivare dentro di sé gentilezza e amicizia e soprattutto il perdono e la comprensione degli altri. Secondo l'Ayurveda, la persona che soffre di un eccesso di dosha Pitta potrà percepire dei cambiamenti nella qualità della propria vita quando riuscirà a contenere la tendenza al giudizio, quando riuscirà ad aumentare la comprensione e l'empatia verso i modi di essere e di agire degli altri. In questo caso, quando ci si arrabbia, anziché rinnegare o colpevolizzare, potremmo diventare più saggi meditando su noi stessi. Possiamo farlo anche verbalizzando il processo. Ho espresso la mia rabbia, ne prendo atto e ho fatto la mia scelta. Ho meditato su quanto successo. Mi sono calmata e ho compreso cosa è accaduto, chi l'ha fatto accadere e perché è accaduto. Bene così. Agendo in questo modo possiamo trasformare la rabbia in un'emozione a nostro vantaggio, che ci aiuti a riconoscere l'eccesso, a fare alcune scelte importanti, rimuovendo ciò che non andava bene per noi e riportare così il nostro pitta in equilibrio verso la passionalità, la giocosità e la positività. Bene, come abbiamo già detto prima, uno squilibrio dei dosha può quindi generare un aumento delle emozioni legate alla sua costituzione, ma può avvenire anche il contrario, ossia se io mi arrabbio genero tossine emotive legate all'elemento fuoco. Tuttavia è bene sempre ricordare che le tossine emotive si trasformano inevitabilmente in tossine fisiche. Spesso infatti nelle consulenze mi capita di sentirmi dire: non capisco come mai posso essere intossicato considerando che mangio bene e faccio yoga. In questo caso bisognerebbe sempre andare a ricercare le cause in ciò che abbiamo precedentemente provato a livello emotivo. Ora, è bene anche comprendere che secondo il punto di vista ayurvedico, quando la rabbia si stabilizza per più giorni e si prolunga nel tempo, lo squilibrio che è stato generato nell'elemento in questione rischia di aggravarsi in modo permanente, con conseguenze sulla salute che si manifestano con sintomi fisici. Attraverso questo concetto, quindi, ci viene semplice comprendere quanto tutto sia meravigliosamente connesso attraverso un intreccio di fili che forma una trama. Ma a questo punto l'Ayurveda ci fornisce anche un rapido rimedio per gestire le tossine emotive della rabbia.
Per esempio, potrebbe essere bere molto semplicemente una tisana di acqua calda ricavata da semi di cumino. Il cumino è in grado di pacificare l'emozione della rabbia. Bene, anche per oggi questo episodio è finito e come sempre ti ringrazio per l'ascolto. Noi saremo qui a tenerti compagnia la prossima settimana. Namaste.